Le scosse di terremoto che sono distintamente avvertite nella tarda mattinata anche nel Teramano, che però hanno epicentro geograficamente nelle Marche, sia pure a pochi chilometri di distanza dai confini della nostra regione, in particolare da Civitella del Tronto. Quelle che vedete sono le immagini all'esterno delle scuole di Teramo che sono state fatte evacuare in via precauzionale. Non sono stati segnalati al momento danni a cose o persone. È scattato subito il protocollo della protezione civile, sono in corso monitoraggi da parte del Comune di Teramo e anche dalla struttura regionale della protezione civile circa gli edifici, non soltanto scolastici. Sta di fatto che il sisma di magnitudo 4.4, inizialmente registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto epicentro nelle Marche, ripetiamo, alle 12.24, a 4 chilometri da Folignano nell'Ascolano, poi appunto altre scosse si sono registrate ancora più vicine all'Abruzzo, a Civitella del Tronto, la prima alle 12.35 e poi alle 12.39. La popolazione le ha avvertite distintamente, ripeto, ma non si sono registrati danni a cose o a persone. Abbiamo in collegamento l'assessore alla protezione civile del Comune di Teramo, Giovanni Cavallari. Buon pomeriggio, assessore, vice sindaco. Grazie. Ecco, le chiedo, noi abbiamo dato insomma la notizia che sono in corso una serie di verifiche da parte della protezione civile anche a Teramo, o segnalazioni da parte dei vigili del fuoco. Vi è pervenuto qualcosa? Possiamo dire che non ci sono danni a persone o cose? No, il terremoto è stato sentito la prima scossa, quella che l'INGV continua a indicare come Folignano con 4.1 di magnitudo, è stata molto sentita e ovviamente ha un po' riacceso le paure che non avevamo mai dimenticato, però allo stesso tempo erano diversi anni che in qualche modo non c'erano state scosse, e quindi era un po' calato il clima di terrore. Devo dire che ad ora abbiamo fatto un giro di telefonate con il sindaco ha chiamato tutti i dirigenti scolastici, non ci sono segnalazioni particolari. Io ho chiamato anche la sala operativa dei Vigili del Fuoco, che non mi ha segnalato situazioni particolari. Siamo qui in comune con il sindaco, non solo il sindaco, un po' tutta l'amministrazione, anche per monitorare, per verificare se ci sono segnalazioni particolari. I dirigenti sono con noi, i dirigenti ovviamente la protezione civile non solo. Siamo a disposizione dei cittadini, fermo restando che tuttora non abbiamo comunicazioni particolari. L'evacuazione delle scuole è avvenuta in maniera ordinata, come del resto è stato fatto in esercitazioni molto opportune, a questo punto si può dire. Sì, ma l'attività formativa dei vari dirigenti scolastici, compreso l'obbligo di dover fare delle evacuazioni almeno due volte l'anno, è servita, perché oggi, ecco, in una circostanza come quella di oggi, sicuramente non è stato, diciamo, un'esercitazione, ma è stata una prova un pochettino più penetrante. Nello stesso tempo devo dire che, ripeto, non abbiamo comunicazioni ad horas di situazioni particolari, tranne il fatto che i ragazzi sono usciti un po' prima, che in alcune circostanze i dirigenti hanno ritenuto di non farli entrare visto che l'approssimarsi proprio dell'uscita scolastica.